nuovamente il nostro collegamento telefonico con il vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Palermo, con il dottor Giovanni Merlino. Grazie per essere qui in collegamento con noi e buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi, grazie ai radioascoltatori e buone feste a tutti. E quindi quella luce di speranza che stava in fondo al tunnel si avvicina sempre di più, dottore? Sì, direi proprio di sì. Ieri è stata una giornata importante, una giornata simbolica, per carità, però molto importante. L'opportunità del vaccino può costituire realmente una svolta nella lotta al virus, come sempre, come sono stati tutti i vaccini nei confronti di malattie importanti, gravi, serie che abbiamo fronteggiato, debellato. Pensiamo al vaiolo, pensiamo al morbillo, insomma, pensiamo alle malattie tantematiche che così venivano considerate dalla cultura popolare quasi normali, ma che prima dei vaccini continuavano a mietere vittime o a dare conseguenze tremende come la poliomielite. Ecco, i vaccini sono tutto questo. I vaccini sono un'arma di una potenza straordinaria, oltre che ovviamente in epoca, cioè negli adulti, la vaccinazione antinfluenzale. Il vaccino contro il SARS-CoV-2 può realmente costituire un punto di svolta. Dottore Merlino, possiamo spiegare quali sono ora i prossimi passi che verranno fatti? I prossimi passi sono quelli che, appunto, a parte la giornata di ieri, l'inaugurazione europea, ecco, vorrei sottolineare l'importanza che comunque anche l'Italia e anche la Sicilia ieri ha partecipato a pieno titolo a questo V-Day, questa inaugurazione della campagna vaccinale. I prossimi passi saranno quella della vaccinazione a tappeto, prima degli operatori sanitari e degli anziani nelle RSA, e poi via via di tutte le altre categorie, quindi gli anziani che stanno al proprio domicilio, delle fasce d'età più alte, e poi a scendere. Ne approfitto per lanciare un messaggio a tutti i cittadini e anche ai miei colleghi. Il vaccino costituisce un'opportunità da non farsi lasciare sfuggire. Si sentono delle critiche in giro sull'esiguità dei dati disponibili su questo vaccino, quello che in questo momento è disponibile, quello della Pfizer-BioNTech, ma ci saranno fra poco, seguirà quello della Moderna e poi via via anche altri. Almeno su questi due vaccini, quello che è in questo momento disponibile e quello che lo sarà fra pochi giorni, i dati, seppure esigui, sono solidi. Ecco, quello che vorrei dire è questo: non bisogna fare un'informazione che possa essere fuorviante. Quando si sente dire non ci sono dati, la risposta corretta è quella: no, che i dati ce ne sono a bizzeffe. I dati sono esigui, ma sono importanti, sono indicativi, sia sulla sicurezza del vaccino, sia sulla sua efficacia. Io ieri mi sono vaccinato, stamattina parlo con voi al telefono, sto benissimo, non ho neanche dolore alla spalla dove mi è stato inoculato il vaccino, quindi sicuramente è una grandissima opportunità, soprattutto quando tutti gli altri miei colleghi dovranno essere vaccinati, i colleghi che lavorano in ospedale, i colleghi che fanno le USCA, i colleghi del 118, la guardia medica, continuità assistenziale per meglio dire, la medicina generale, i colleghi specialisti cioè liberi professionisti e odontoiatri, perché anche loro devono essere vaccinati. Cioè, nessuno deve rimanere fuori da questa opportunità. Dottore, comunque lei dovrà attendere adesso 3 settimane? Ora attenderò 3 settimane e poi farò la seconda dose, la dose di richiamo. Dopodiché 2 settimane dopo la seconda dose di richiamo, secondo gli studi disponibili, dovrei essere protetto. Anche qui non è il 100%, non significa un ulteriore messaggio. Essere vaccinati non costituisce un liberi tutti. Io continuerò a utilizzare la mascherina, io continuerò a lavarmi le mani,
io continuerò a osservare il distanziamento fisico, ribadisco fisico e non sociale, perché per esempio uno dei dati che in questo momento non c'è e non potrebbe esserci del resto è quello sulla capacità del vaccino di prevenire la diffusione, cioè non solo quello di proteggere il vaccinato dal sviluppare la malattia, ma anche quello di, come fanno tutti gli altri vaccini, di proteggere la popolazione dalla diffusione. Ma quindi, dottore, mi spiega un attimo, non basta soltanto vaccinarsi, occorre che il vaccino venga somministrato a tutti quanti praticamente? Certamente, perché se no, diciamo, perché se no anche nella migliore delle ipotesi potremmo proteggere solo chi è vaccinato, ma rimarrebbe scoperto chi non lo è. Quindi sostanzialmente una volta vaccinati bisognerà continuare ad utilizzare la mascherina, lavarsi le mani fin quando appunto non si completerà diciamo il ciclo di vaccinazione per tutti? Sicuramente sì, anche perché via via che andranno avanti le vaccinazioni si acquisiranno nuovi dati. Le perplessità che ci sono, ecco, questo per esempio è una perplessità ragionevole, giusta, corretta, ma che non deve incidere sull'adesione alla vaccinazione, perché non ci sono alternative. Anzi, deve stimolare, mi scusi dottore. Infatti, deve costituire uno stimolo, un incentivo a sottoporsi alla vaccinazione. E soprattutto a questo punto mi sembra di dedurre che una volta vaccinati anche, come dire, dei primi soggetti, il personale sanitario e tutto il resto, ciò non significa che praticamente si potrà ritornare alla normalità in maniera, diciamo, immediata? Non da subito, sicuramente immediatamente no. Immediatamente no, perché prima, diciamo, ci vorrà del tempo, è inevitabile, ci vorrà del tempo per raggiungere una soglia di vaccinazione, una percentuale di popolazione vaccinata adeguata a quella che è la famosa strategia Cocoon, che è il bozzolo che in qualche modo quindi protegge anche chi non potesse vaccinarsi. Per esempio, in questo momento l'unica reale controindicazione al vaccino è l'essere affetto, aver avuto gravi e severi episodi di allergia. Gravi e severi episodi di allergia significano shock anafilattico, non significa mangiare una fragola e avere, diciamo, starnutire, ecco. Quindi sostanzialmente, dottore, occorre uno, vaccinarsi, due, continuare a mantenere una certa disciplina in questi giorni. In questo momento sicuramente sì. Grazie al dottore Giovanni Merlino, vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Palermo, per essere stato in nostra compagnia. Io colgo l'occasione anche per non solo farle gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo, ma soprattutto per ringraziare lei e tutti i medici che in questi mesi hanno operato e continueranno a farlo per appunto la somministrazione del vaccino alla popolazione. Grazie ancora, dottore, buona giornata. Grazie e buon lavoro. A voi. Grazie a voi e auguri a tutti i radioascoltatori.